Yazebo Galla hanno prestato giuramento di fedeltà all'Italia al cospetto dei militi dell'81esimo battaglione Camicie Nere Ravenna. Il duce vincerà. O tribù di schiavi è suonata l'ora della riscossa, pensate tutti le catene del selvaggio, esultando in tate su tutti gli alberi del villaggio, il tricolor di libertà, porterà l'Italia la sua giustizia in suo diritto, e l'armi serviranno al vindice riscatto, consacrando in faccia l'Europa in testa di un nuovo patto, l'amor di fede e civiltà. Patrizia fiera, camicia nera, laggiù sul mare un segno a far, il duce vincerà. Inesorabile, il martellante fuoco dell'artiglieria si abbatte sul nemico. Gli alpini avanzano impavidi contro le ultime postazioni dell'Amba Aradan. Le nostre valorose truppe occupano i cosiddetti dentini dell'Amba Aradan. La divisione 23 marzo issa la bandiera italiana sulla vetta conquistata.
la colonna motorizzata Starace. I veicoli motorizzati prossimi alla partenza sono sottoposti agli ultimi accurati controlli. I reparti vengono riforniti di viveri e di nuovi equipaggiamenti. Alle prime luci dell'alba, la colonna si mette in marcia alla volta di Gondar. Di Abissini, in segno di gratitudine per essere stati liberati dal giogo etiopico, fornisce ai nostri reparti preziose informazioni sulle postazioni nemiche. Nelle vicinanze di Gondar, le nostre truppe, a causa delle asperità del terreno, sono costrette a proseguire a piedi l'avanzata. L'obiettivo è stato raggiunto. I nostri valorosi soldati sono entrati vittoriosi a Gondar. Dopo l'alza bandiera, Sua Eccellenza Achille Starace invia un saluto a Sua Maestà il Re e al Duce. Grazie alla presenza del nostro esercito, a Gondar la vita quotidiana può riprendere il suo corso normale e così il commercio, unico mezzo di sostentamento della popolazione.